Il cinema è un modo più immediato di trasformare poi tante teorie, tante cose che ci insegnano magari anche a scuola, però ecco, anche ai giovani arriva in maniera più diretta. Quindi credo che sia un modo molto utile e super efficace per sensibilizzare, appunto. Personalmente poi dell'epilessia non ho conosciuto nessuno nella mia vita ancora che ne è affetto in qualche modo. Molto spesso il rischio di queste tematiche è che vengano trattate, essendo chiaramente molto delicate, come un dramma. Invece l'idea di creare questa metafora e quindi con questa trasformazione dalla fragilità in superpotere è molto efficace perché appunto Viola ne affetta, io sono la sorella e quindi come per tutta la vita ho di riflesso anch'io subito o in qualche modo sono stata influenzata da questi suoi disturbi. Che cosa vuol dire essere fragili? Può diventare un punto di fragilità, un punto di forza? Secondo Paolo sì e secondo noi anche perché lo leggiamo da un punto di vista diverso.